Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ormai siamo arrivati quasi alla fine dei leaks che riguardano le nuove creature di Pokémon Scarlatto e Violetto, quindi nei prossimi video vedrete le informazioni aggiornate, man mano che usciranno, dei nuovi Pokémon di nona generazione. Come sempre ci tengo a precisare che tutte le informazioni che vedrete all'interno di questo video non sono ancora state dichiarate come ufficiali, quindi prendetele con le pinze. Ad ogni modo, come per i precedenti video, ci appoggeremo al sito web di Machio e J-Rosis e ai vari artisti che hanno ridisegnato le nuove creature di nona generazione basandosi per l'appunto sui leaks e sugli screenshot di gioco in circolazione al momento. Ma prima di iniziare con l'argomento di oggi vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube, a lasciare un mi piace al video e ad attivare la campanella delle notifiche in modo tale da non perdervi i miei prossimi video. Il primo Pokémon di cui voglio parlarvi è già comparso in un mio video precedente, ma a differenza dell'ultima volta, oggi abbiamo finalmente un artwork rappresentativo della creatura. Se vi ricordate, infatti, vi avevo parlato di tre Pokémon basati sui cani. Il primo è Phaidaug, il secondo è basato su un cane fantasma di tipo spettro, mentre il terzo era completamente anonimo, vista la mancanza di una rappresentazione. Oggi però l'artista Nichinish ha dato finalmente un volto alla creatura che potete vedere qui a lato. Sappiamo però poche informazioni su di lui. Ci viene detto che possederà il tipo buio e che avrà un'evoluzione sempre del medesimo tipo della forma base. Il secondo nuovo Pokémon disegnato dall'artista Subarashi viene chiamato dai leaker come Parakeet, una creatura basata su un tradizionale pappagallo con la combinazione di tipi normale e volante. Il leaker Riddler Q ha già confermato che questo Pokémon sarà ad unico stadio, quindi senza la capacità di evolversi. Oltre a questo, Q ci dice che è molto diverso dal già conosciuto Chatot, ma che ne varrà la pena averlo nella propria squadra. Forse questo Pokémon avrà qualche mossa o qualche abilità particolare. Abbiamo anche un secondo Pokémon appartenente alla specie degli uccelli. La nuova creatura, chiamata dai leaker Ostrich e disegnata dallo stesso sito web, sarebbe basato su uno struzzo, ma con qualche particolarità. Questo Pokémon infatti somiglierebbe molto a Cleopatra per via della capigliatura che la creatura possederebbe. Ci viene detto inoltre che il suo corpo è molto colorato. Il Pokémon in questione possederebbe il tipo psico che manterrebbe anche nella sua evoluzione. Il terzo nuovo Pokémon è basato su una rana, chiamato dai leaker comunemente Frog. È disegnato dall'artista Artifarty, possederebbe il doppio tipo elettro e psico e avrà anche la capacità di evolversi. Sembrerebbe inoltre che questo Pokémon manterrebbe la posizione bipede, un po' come Politoed insomma. Abbiamo anche un'immagine ricavata direttamente dai due giochi e quello che possiamo vedere è forse un attacco che il Pokémon sta sferrando, molto simile a quello di una lampada al plasma. Il quarto nuovo Pokémon è Crane, basato su una gru. La creatura in questione, disegnata da Slickback Art, sembrerebbe possedere un doppio tipo, ma ad oggi conosciamo solamente il tipo volante. Oltre a questo, sembrerebbe non essere in grado di evolversi e, stando a quanto riportato dai leaker, questo sarebbe uno dei Pokémon dominanti che proteggerebbero le specie nascoste. Passiamo ora alla categoria dei Pokémon leggendari, dove nei due titoli di nona generazione avremo un quartetto di creature leggendarie, tutte e quattro basate sugli animali. Al momento però non si ha alcun artwork rappresentativo delle creature, sappiamo solamente su quali animali si basano, le tipologie e qualche piccola descrizione su di loro. Il primo tra questi Pokémon leggendari viene chiamato dai leaker come Yuyu Fish, dove per l'appunto le due lettere Yu significherebbero pesce. Conosciamo anche la tipologia della creatura, infatti sarà di tipo fuoco e buio. Typing molto interessante a mio avviso, anche perché un pesce di tipo fuoco è piuttosto strano e allo stesso tempo è molto originale. Per quanto riguarda le abilità, sappiamo che saranno condivise tra tutti e quattro i Pokémon leggendari e saranno in grado di aumentare una propria statistica. Penso in modo simile alle ultra creature che, una volta sconfitto il Pokémon nemico, aumentano una loro statistica precisa. Il secondo nuovo Pokémon leggendario viene chiamato dai leaker Dingludir, dove le lettere Lu significano cervo. Anche in questo caso conosciamo la tipologia della creatura, infatti con molta probabilità sarà di tipo terra e buio. Il terzo Pokémon leggendario invece viene chiamato dai leaker come Jinbo Leopard. Quello che sappiamo sulla creatura è che le tre lettere Bao possono significare sia leopardo, quindi l'animale a cui fa riferimento, sia a ghiaccio, come sostengono i leaker cinesi.
Infatti il tipo ghiaccio sarà accompagnato anche dal tipo buio. E per finire abbiamo l'ultimo Pokémon leggendario del quartetto, denominato Jinwoo Snail. Anche in questo caso due lettere che compongono il suo nome, ossia V, hanno un significato preciso e si riferiscono alla lumaca. Si pensa che il nome possa far comunicare anche la tipologia del Pokémon, che in questo caso dovrebbe essere erba e buio. Bene ragazzi, il video di oggi termina qui. Come vi ho detto all'inizio del video, da qui in avanti parleremo di tutti i vari update che riguarderanno tutti i nuovi Pokémon che vi ho mostrato nel corso dei miei precedenti video. Ovviamente, se dovessero essere scovate altre nuove creature, sicuramente ve lo comunicherò tramite un video apposito. In ogni caso, ora ditemi la vostra opinione giù nei commenti. Trovate interessanti questi Pokémon o vi sarebbe piaciuto vedere qualcosa?